Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui vicino al mio frigorifero perché voglio fare il video sulle calamite. Voglio farvi vedere tutte le calamite che ho, che come vedete sono tantissime. Quindi ho pensato di restare qua vicino in modo da poterne staccare una alla volta e farvene vedere una alla volta, perché se dovessi toglierle tutte e poi riattaccarle sarebbe veramente un disastro. Però direi di partire subito perché le calamite sono tante e altrimenti poi non finiamo più. Quindi cominciamo subito con la prima. Questo è un bellissimo pesce che avevo comprato proprio per il pesce d'aprile, quindi era un primo di aprile di qualche anno fa. Mi piace tantissimo perché si muove ed è secondo me abbastanza originale. Queste ve le faccio vedere insieme perché sono due maschere del Carnevale di Venezia. Me le aveva regalate mio zio quando era stato appunto a Venezia a vedere il Carnevale e sono veramente carine, veramente originali. Sono praticamente uguali ma cambia il colore. Questa è rossa e questa è verde. A me piacciono tantissimo queste calamite perché appunto il Carnevale di Venezia è una di quelle cose che io non ho mai visto e che vorrei tanto vedere, però non si sa mai che magari un domani non mi capiti l'occasione. Questa è la classica calamita souvenir, credo di averla presa in Francia, nel sud della Francia, nelle zone di Saint-Tropez. Comunque è un classico villaggio marino con le case, la barca, insomma, è un ricordo di vacanza. Questa invece arriva direttamente da Otranto, c'è proprio uno scorcio della città, anche questa è molto carina, è un piattino praticamente con la città dipinta. Questa invece arriva direttamente dalla Bretagna, quando mia madre era andata a fare il giro dei fari, perché in Bretagna c'è proprio il giro classico dei fari, mi aveva portato questa calamita, che è praticamente un termometro perché potete misurare la temperatura dell'ambiente. Questa invece è bellissima perché è un elefante che ha le calamite sulle quattro zampe, quindi praticamente quando lo appendete, lo attaccate al frigo, rimane in questo modo. Spero che riusciate a vedere perché ho delle luci come sempre eccezionali. Comunque questo è veramente carino proprio perché rimane attaccato in questo modo. Poi, quando mia madre era stata in Spagna, mi aveva portato i ballerini di flamenco, quindi abbiamo l'uomo, che è il classico ballerino, e la donna con il classico vestitino proprio da ballerina di flamenco. Anche questi sono molto carini perché poi hanno anche le calamite sulle mani, sui piedi, quindi potete attaccarli al frigo in modo da fargli assumere delle pose un po' particolari. Poi da Civitavecchia ho questa che purtroppo si è rotta, era una forchetta, però come vedete ha perso i dentini perché mi è caduta. Purtroppo quando le cose sono attaccate al frigo può succedere di scontrarle, può succedere comunque che queste cose cadano, però continuo a tenerla perché la parte sopra comunque è rimasta intatta e quindi secondo me è ancora carina. Quando sono stata a Malta invece avevo preso il classico cavaliere di Malta, eccolo qua. Questo è proprio tipico, ce n'erano tantissime calamite di questo tipo. Poi direttamente dal Tirolo ho due orologi a cucù, uno è questo che arriva proprio dal passo del Pordoi e poi ho questo che sinceramente non ricordo da dove arriva, però diciamo che è un cucù molto simile a quello originale, perché non so se avete seguito qualche mio video di viaggio, in quell'occasione vi avevo fatto vedere il mio orologio a cucù che ho preso nella Foresta Nera. Però quando si va in montagna nella zona del Tirolo comunque si trovano gli orologi a cucù e si trovano anche le calamite, quindi ne ho prese addirittura due. Un'altra calamita carina che è una new entry è questa matrioska. Questa l'ho presa nel banco degli oggetti russi al mercatino di San Nicola nella mia città nel periodo di Natale. Mi piaceva e ho pensato di aggiungerla alla mia collezione. Questa è una tipica casetta alsaziana che arriva direttamente da Colmar, che si trova appunto in Alsazia. È veramente carino quel posto, se non lo avete visto io vi consiglio di andare a vederlo. Vi lascio magari il video nelle schede perché avevo fatto proprio un video su quella zona e ci sono tutte queste casette fatte così. Questo invece l'ho preso in Grecia, è un cavatappi in realtà, però c'è anche la calamita, quindi si può anche tenere attaccato al frigo e c'è proprio il tipico paesaggio greco. Questo è invece un elefante che va attaccato in questo modo, quindi è come se praticamente l'elefante avesse la parte posteriore e la parte anteriore girata come se fosse praticamente avvitato, quindi va messo proprio così, in questo modo.
Questa è una calamita natalizia, però io la tengo appesa sul frigo tutto l'anno perché comunque è carina, per non stare a toglierla e a metterla tutte le volte, l'ho lasciata direttamente lì, sono due abeti. Questa invece l'avevo presa sul Lago Maggiore, è proprio una cartolina a calamita, diciamo così, c'è cioè un tipico scorcio del Lago Maggiore. Questo è un cuore, quindi niente di particolare, però me lo aveva regalato il mio compagno, forse per il nostro anniversario qualche anno fa, quindi insomma è una cosa carina e la lascio appesa al frigo. Questa è un'altra calamita un po' particolare perché è un violino. L'abbiamo presa a Cremona, non so se sapete, ma Cremona è proprio la città dei violini, degli liutai, quindi è molto bello anche andare a vedere tutti questi violini e noi ci siamo presi la calamita. Questa invece è un'altra cartolina calamita che arriva direttamente da Napoli e che mi aveva portato mia mamma quando era stata a Napoli tanti anni fa ed è molto carina anche questa. Adesso andiamo un pochino più sul romantico perché vi faccio vedere questa che è una tipica calamita, diciamo appunto romantica a cartolina con scritto buongiorno amore mio. Ed è comunque carino al mattino quando si apre il frigo per fare colazione trovarsi questo buongiorno così romantico, così dolce. Restiamo sul romantico perché ne ho tante anche romantiche, una cartolina con la rosa e con la scritta ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te. Questa era una frase che mi aveva colpito e che quindi avevo comprato per appunto un regalo di San Valentino al mio compagno ma tantissimi anni fa. Queste invece sono due piccole maschere di carnevale e pensate, le avevo trovate dentro all'uovo di Pasqua, sono due calamite. Andiamo di nuovo sul romantico, questa con tutti i cuori, con le rose, con la scritta, finché saremo insieme, tutto il resto è relativo. E anche questi sono regali di San Valentino, dell'anniversario, insomma, tutte queste occasioni. Questa invece è una cicala che arriva direttamente dalla Provenza. La Provenza è molto famosa per le sue cicale. Ce ne sono veramente tantissime, ci sono delle scatoline con la cicala, ci sono le saponette con la cicala, ce ne sono tantissime. E io avevo preso la calamita, oltre ad altre cose che magari vi farò vedere poi in un altro video dedicato ai souvenir, perché anche di quelli ne ho veramente tanti. Questa invece è una calamita un po' particolare perché rappresenta il famoso pullman di Malta, perché c'erano questi pullman una volta, adesso non ci sono più, comunque sono rimasti i souvenir, le calamite, le foto, le cartoline, insomma mia madre quando era stata a Malta mi aveva portato questa, perché siamo state entrambe a Malta, entrambe in un'occasione simile, ma abbiamo preso dei souvenir diversi, io il cavaliere di Malta e lei questo pulmino. Questa ve la faccio vedere, ma non è niente di che, è un classico smile che avevamo comprato in un periodo in cui avevamo un po' di difficoltà, ci stavano capitando delle cose sempre un po' sfigate, cose pratiche, burocratiche, cose del genere. Però avevamo comprato questo smile perché in quel momento ci dovevamo ricordare di sorridere, quindi insomma era stata anche una cosa un po' ironica. Poi da Innsbruck un'altra cartolina calamita, questa volta in ceramica con la città un pochino in rilievo, quindi un pochino più particolare, un po' più rifinita, è veramente carina, me l'aveva portata mia suocera insieme alla sorella quando avevano fatto appunto un viaggio in queste zone. Nuovo romanticismo, questa l'avevo regalata io al mio compagno con la scritta per te, grazie di esistere. Questo io gliel'avevo regalato in un momento in cui lui mi è stato veramente molto vicino, che è stato il mio periodo dell'università. Io mi sono iscritta all'università tardi, perché avevo già 28 anni quando mi sono iscritta, quindi ho fatto un percorso, diciamo, universitario da adulta e non da ragazza giovane. E quindi tutte le difficoltà in più c'erano perché avevo già la mia casa, avevo già comunque la convivenza avviata, quindi non era proprio facilissimo gestire tutto e lui mi era stato veramente vicinissimo, non mi aveva mai fatto pesare il fatto che io in quel momento non stessi lavorando, ma stessi dedicando le mie energie solo allo studio. Quindi, insomma, era davvero difficile quel momento anche dal punto di vista pratico e lui è stato proprio un vero tesoro perché mi aveva sostenuta in tutto e per tutto e io gli avevo regalato questa. Questo è il famosissimo gallo portafortuna che ho comprato nella zona dell'Algarve in Portogallo. Avevo fatto anche un video sul Portogallo, un video sui souvenir che avevo comprato lì, quindi magari vi lascio nelle schede tutto quanto, ma in ogni caso lo trovate nella playlist dedicata ai miei viaggi e ai vlog.
Comunque questa è la calamita, è veramente enorme, però mi piaceva. Direttamente dallo Sri Lanka, questo è un elefante tutto lavorato. Io adoro gli elefanti, li colleziono e quindi adoro anche questo. Non sono stata io in questi luoghi, mi è stata regalata questa calamita, ma l'ho apprezzata tantissimo. Poi una calamita porta fortuna con il girasole e la coccinella che mi aveva regalato un'amica di mia mamma quando mi sono laureata. Quindi è un ricordo anche un po' particolare perché appunto è un regalo di laurea. Un'altra cartolina calamita direttamente da Budapest con un'immagine della città. Non mi ricordo sinceramente chi me l'ha regalata questa, però è bellissima secondo me, proprio rifinita bene, dipinta bene. Poi dalla Thailandia, da Bangkok, questa è bellissima, rappresenta praticamente un mezzo di trasporto che assomiglia un po' alle nostre api, quelle a 3 ruote, con dei personaggi tipici thailandesi. Questa me l'ha portata mio zio, che è un esperto di Thailandia perché ci va sempre, ci sta magari anche 6 mesi di seguito, quindi lui se ne intende, diciamo, di quelle zone. E mi aveva portato questa calamita. Da Barcellona invece quest'altra cartolina calamita fatta così, quindi con una forma un po' diversa, non è la classica rettangolare o quadrata, ma è un po' frastagliata, insomma riprende tutti i bordi della città e anche questa è bellissima. Poi direttamente da Moena la mucca, io la chiamo la mucca Carolina perché insomma ci assomiglia un pochino a questo cappello con la rosa, i fiori in mano, è tranquillamente accomodata come se fosse seduta in salotto e quindi è bellissima, mi piace tantissimo. Poi da Salisburgo, che è la città del famoso e grande compositore Mozart, questa calamita. Questa me l'aveva portata mia suocera che è stata appunto nelle zone di Salisburgo insieme alla sorella, quindi è un regalo sia della sorella di mia suocera che di mia suocera. Comunque è veramente carina anche questa. Poi una calamita ovale di legno con la classica stella alpina che arriva direttamente dal Passo del Pordoi. Un altro orologio a cucù, forse questo lo avevo comprato io proprio nella Foresta Nera, perché prima vi ho detto che non lo avevo preso, ma forse l'avevo preso anch'io l'orologio a cucù. Non ricordo bene perché è passato un po' di tempo, comunque è un altro orologio a cucù. Poi ancora romanticismo, questa cartolina calamita con tutti i cuori e con la scritta Ti amo. Poi da Livigno arriva questa calamita con lo zaino e le frecce, quindi proprio un'indicazione, diciamo, di viaggio, un'indicazione stradale. È particolare questa calamita, a me piace molto e arriva appunto da Livigno. Questa è una calamita che avevo preso io in Grecia, che ha appunto la classica scena greca sopra. È fatta di un materiale che sembra gesso, però forse non è proprio gesso vero, però ci assomiglia, insomma, comunque mi piaceva. Poi, sempre da Salisburgo, questa volta abbiamo la sagoma di Mozart. Poi da Canazei abbiamo questa che è una casetta con la mucca sotto, anche questa è molto carina, me l'avevano regalata, però a Canazei ci sono stata anch'io, ma non avevo preso souvenir, mi sembra, in quell'occasione. Comunque questa è carina. Poi ho la calamita con il famosissimo castello di Biancaneve. Sapete che in Austria c'è quel castello che è famosissimo perché dicono che ha ispirato appunto la favola di Biancaneve, è stato utilizzato per fare il film, per disegnare alcuni libri con la favola di Biancaneve. Il nome secondo me è assolutamente impronunciabile, quindi magari ve lo scrivo sotto se non riuscite a leggerlo sulla calamita. Comunque è proprio la calamita di questo castello. Ancora romanticismo con la targa con scritto Ti amo forever. Non mi ricordo se gliel'ho regalata io al mio compagno o se me l'ha regalata lui, perché dopo quasi 25 anni che siamo insieme, ogni tanto mi perdo un po' qualche regalo, non mi ricordo più chi ha comprato che cosa, ma comunque questa è un'altra di quelle calamite romantiche. Questa invece arriva direttamente da Waterloo, località famosissima per la battaglia di Napoleone. Sono stata a vedere questo luogo, è molto particolare, avevo preso la calamita. Questa è una calamita che invece arriva direttamente da Lisbona, zona che io ancora non ho visto perché quando sono stata in Portogallo mi sono dedicata alla parte sud e andare a Lisbona era troppo complicato.
anche perché non avevamo tantissimo tempo. Comunque poi voglio assolutamente andare a vedere anche Lisbona, c'è stata però mia madre che mi ha comprato questa calamita. Poi una calamita natalizia che avevo comprato io in un negozio che c'è nella mia città, la classica renna con la sciarpa. E poi finiamo con un'altra calamita romantica che è questa, che ha l'orsetto con il cuore in mano, con scritto amore, ti amo con tutta l'anima e con tutto il cuore. Credo che questa sia un regalo che avevo fatto io al mio compagno tanti tanti anni fa per un anniversario. Forse addirittura la prima calamita che abbiamo messo sul frigo. Non vorrei ricordare male perché, come vi ho detto, dopo tanti anni che si sta insieme, tante cose un po' magari si perdono, soprattutto queste qua pratiche, però mi sembra che sia la prima che abbiamo messo sul frigo. Comunque, queste sono tutte le mie calamite, spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se anche voi mettete sul frigo le calamite. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e io vi mando un bacio enorme.